Bentrovati a Radio Gol, buona giornata da Walter De Maggio. Vi avevo promesso una sorpresa bellissima perché Diego De Luca ci fa una grande sorpresa per tutti noi. In diretta abbiamo Paolo Cannavaro, buon pomeriggio. Ciao, Paolo. Walter, ciao, ciao, a tutti, ciao capitano, tutti buongiorno. Senti Paolo, naturalmente tra poco parleremo di Sassuolo, di questa stagione straordinaria che state... Ma diamo la precedenza a Napoli, non ti preoccupare. Grande, capità. Insomma, al di là della tua professione, tra poco ti chiederò del Sassuolo. È un Napoli dai grandi numeri, è un Napoli, direi, straordinario quello che stiamo vedendo, che gioca bene, che ha un Higuain strepitoso e il tuo amico Pepe Reina che ha messo praticamente una sorta di sarracinesca. Da lì non si passa, no Paolo? Ma sì, hai fatto un quadro completo, credo, della situazione. Il Napoli oggi è inarrestabile. Io seguo le partite degli azzurri in maniera logicamente assidua e le vedo giocare quasi tutte ed effettivamente hanno quel qualcosa in più rispetto agli altri. Io poi ho la fortuna anche di aver affrontato anche le altre squadre e dico, come dico sempre, che Napoli è la più completa di tutte, sia come organico, come gioco, come tifo, come tutto. Quindi abbiamo tutte le carte in regola per fare qualcosa di eccezionale quest'anno. Qualcosa di eccezionale magari, Paolo, poi potresti... al di là dei nomi che mettevi tu, come sì. Reina, che è una sicurezza, è stato un bene che è ritornato. Trattenere Higuain è stato il miglior colpo di mercato, perché comunque parliamo di top player che ce ne sono pochi come lui nel mondo, e quindi brava la società a trattenere Higuain, a riprendere Pepe, ha completato una squadra che comunque era già all'altezza negli altri anni anche. Ecco, naturalmente Paolo, hai detto le abbiamo affrontate tutto, all'ultima però del girone d'andata c'è Inter Sassuolo e chiaramente i tifosi del Napoli sperano che tu vada lì per annullare i cardi. Facciamo, devono guardare un po' tutti la partita, così ci danno quella carica in più emotiva ai tifosi del Napoli, come è stato magari con la Fiorentina, che siamo riusciti a tamponarli un po', e speriamo di poter dare una mano al Napoli e poi dare una mano anche a noi stessi, che quella è anche una cosa importante, anche perché state vivendo una stagione straordinaria, 27 punti ma una gara in meno, Sassuolo-Torino non giocata per nebbia, direi che state facendo davvero un lavoro eccellente, Paolo. Sì, ma questo è frutto di una chiara idea della società, un'organizzazione data dal mister, confermare una rosa che comunque aveva fatto bene la scorsa stagione. Sai, quando in Italia riesci a programmare, hai delle persone che sanno programmare e sei facilitato. A volte c'è la mania di Asmania, più che altro di cambiare, di rivoluzionare quando non è il caso, e invece in tanti casi ti paga invece trattenere quello che hai di buono e continuare su quella strada. E noi siamo una squadra che gioca comunque un ottimo calcio, abbiamo tantissimi giovani validi, giocatori di esperienza che riescono a colmare un po' quelle ingenuità che possono fare i giovani, e quindi ne esce un mix perfetto. Senti Paolo, torno per un attimo al Napoli, perché tu nella prima tranche con l'arrivo di Benitez, e Benitez voleva dire Reina, Albiol, Callejon, Higuain, l'hai vissuto. Quanto è importante uno come Pepe Reina, al di là di quello che vediamo tra i pali, come uomo spogliatoio, come leader assoluto? Ma io credo sia fondamentale, anche perché il Napoli di un paio di anni fa si è visto all'improvviso crollare tutto quello che tu dai importanza ora, i uomini di riferimento per uno spogliatoio, il sottoscritto, Berami, Reina che arriva via. Io credo che al di là del campo ci sia un fattore che è molto più importante del terreno di gioco, è quello che tu vivi durante la settimana e vivi all'interno di uno spogliatoio. E quando c'è grande coesione, grande affiatamento tra i giocatori, diventa più semplice. Non significa che chi ha un gran gruppo vince, ma c'è quella percentuale in più che ti aiuta. E devo dire che in tal senso, vedendo Higuain, vedendo Reina, vedendo il gruppo, beh, questo è un gruppo che ci vorrà provare. Poi Paolo... Sì, ma Higuain e Reina sono le punte di diamante, ma... Sarri è stato bravo ad ottimizzare il lavoro, sta facendo un lavoro con tanti giocatori ottimo e li ha portati sulla la realtà dei fatti, che rispecchia poi il valore dei giocatori. Magari qualcuno ha avuto qualche periodo difficile, ma la realtà dicono che i giocatori che Napoli ha comprato in passato sono questi che vediamo oggi. Assolutamente. Ha ottimizzato il tutto. E tra l'altro, Paolo, che il Napoli avesse un potenziale là davanti mostruoso, lo sapevamo già negli anni scorsi. Purtroppo nella gestione Benitez la fase difensiva, senza voler colpevolizzare il tecnico,
però se prendi 54 gol ti diventa c'è difficile. Lo sai Walter che ci è detto che gli attaccanti fanno vendere biglietti e le difese fanno vincere campionati, quindi bella questa, bella. Fondi una porta aperta. Devo dire che sta succedendo purtroppo qualcosa... è così, quando si guardano le statistiche i campioni d'Italia hanno sempre la miglior difesa, mai il miglior attacco, quindi credo che la strada del Napoli debba essere questa. E sfruttando un Higuain che ha poi una potenzialità assurda. È davvero un mostro, arrivano tanti messaggi. Uno di noi, il nostro capitano, e poi meraviglioso sentir parlare Cannavaro. Ernesto 61 e ancora è bellissimo, oltre a essere un grande calciatore è un vero capitano, un vero tifoso, capitano mio capitano per sempre Paolo, nella vita uno di noi. Filippo il Cuoco la gente non ha mai dimenticato. Paolo, quanto hai dato a questa maglia? Ma Walter, io la cosa che mi rende più orgoglioso è che l'amore che hanno nei miei confronti da quando sono andato via soprattutto che è aumentato, e questo mi rende una persona molto orgogliosa di me stesso, perché alla fine il calciatore va via ma l'uomo resta, e Napoli ha apprezzato, oltre il calciatore ha apprezzato tanto l'uomo, cosa che mi rende veramente orgoglioso. Quindi veramente non ho parole, ho i brividi in questo momento anche a dire queste parole, perché no, quando arrivano questi messaggi... Hai ragione Paolo, hai ragione. C'è tanto orgoglio, perché non è semplice, soprattutto in una piazza come Napoli, non è semplice lasciare un ricordo del genere. Senti Paolo, bisognerà gestire per fare qualcosa di eccezionale anche la pressione. Tu sei stato capitano calciatore per tanti anni a Napoli, la mancata abitudine a vincere, dobbiamo restare tutti tranquilli perché... No, secondo me più che gestire la pressione è gestire gli entusiasmi, che credo sia la cosa più importante. Il Napoli deve essere sereno, perché in questo momento c'è grande serenità intorno alla squadra, ma non bisogna dare troppo entusiasmo, secondo me il giusto, per capire che comunque si stanno facendo grandi cose, ma la strada è lunga. Il Napoli ha tutto per poter fare grandi cose, quindi lasciamo tranquilli i giocatori e teniamoli fermi come... è giusto che sia. Senti, ma ieri sera eri a mangiare la pizza alla notizia da Enzo Coccia? Sì. C'ho le spie, grande Enzo Coccia, lo salutiamo. Perché vengo poco a Napoli. Hai ragione. La prima cosa che mi è venuta in mente nel ritorno a Napoli è andare a mangiare una pizza. Ti mancava? In casa ne approfittavo. Sì, ti sì. Mancava? No, mi mancano tante cose, la pizza è una di quelle. Senti Paolo, auguriamoci davvero che per il Napoli, ma anche per il Sassuolo, possa essere una grande stagione, chissà, magari avendo tu un feeling speciale con Pepe Reina. Chissà, chi può dire? Ripeto, abbiamo tutte le carte, parlo da tifoso, abbiamo tutte le carte in regola per toglierci qualche soddisfazione. Vuoi sapere... consapevoli del fatto che sarà, secondo me, il campionato più equilibrato della storia del calcio italiano. Bravo, Paolo. I numeri sono pazzeschi. Avere squadre, una squadra come, parlo del Sassuolo, che alla fine è aggrappata al gruppo delle grandi, significa che veramente i numeri danno i numeri quest'anno. Paolo, vuoi sapere, vuoi sentire cosa sta facendo Higuain? Vuoi sentire Paolo? Aspetta che te lo dice stesso lui. Sta pariando malamente. È la cosa più importante che ci sta facendo pariare a noi di Pesina. E allora continuiamo a pariare tutti, capitano. Io innanzitutto ti voglio abbracciare, ti voglio ringraziare, augurare a te, alla tua famiglia, a papà, a mamma, a Fabio, un Natale strepitoso. Ti abbraccio forte. E io faccio un augurio a tutti voi della radio e un augurio a tutti i tifosi del Napoli che ci seguono e anche quelli che non hanno la fortuna di seguire Radio Cristina. Quindi un saluto a tutti, vi saluto in questo momento mentre guardo il San Paolo, quindi un saluto che arriva diretto nel San Paolo. Beh, insomma, sei vicino al tuo stadio. Senti, ma sei andato da tuo cugino barbiere che ti voleva fare? Gli hai detto non c'ho neanche il cognato. Niente, dove vado più? Mio cognato, c'è una sfiga, c'è un cognato barbiere e non ho un capello, però dai, non fa niente.